schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare in due. Allora, i requisiti per fare questo glitch sono che avete bisogno di un amico e che ha la vostra stessa base operativa e la Wenger. Non è necessario che voi abbiate la Wenger, però il vostro amico dovrà averlo. Quindi questi sono i requisiti. Altro requisito, una LG Retro Custom. Passiamo al bug, ragazzi. Allora, come vedete io sono nella mia base operativa, il mio amico, la mia amica è nella sua base operativa e entra dentro la Wenger. Noi che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo diventare CEO. Allora, sia se lo fate con il CEO, sia se lo fate con il Motorcycle Club è la stessa cosa. Magari qualcuno non ha i soldi per diventare CEO, non ha il CEO, va bene anche il Motorcycle Club. A questo punto diventate CEO. Una volta diventati CEO, mandate l'invito al vostro amico e gli dite di entrare nella vostra organizzazione, ma non subito, ragazzi. Quindi andiamo a vedere come. Quindi invitiamo l'amico, l'amico va sull'invito e si ferma sull'invito, mentre noi andremo su ritirati. Nel momento in cui noi andremo a ritirarci, contiamo fino a 3, il nostro amico al 3 insieme a noi dovrà schiacciare per entrare nel nostro CEO, ovviamente nella nostra organizzazione. Quindi ci mettiamo su ritirati, schermata nera, contiamo fino a 3, ci sincronizziamo con il nostro amico e al 3 schiacciamo tutte e due contemporaneamente. Ragazzi, qui il video è poco sincronizzato, però comunque ve lo sto spiegando in maniera, diciamo, abbastanza bene. Quindi a questo punto che cosa deve fare il vostro amico? Si mette vicino alla porta di uscita e voi dovete diventare CEO nuovamente. Rimanete nella schermata nera, vi sincronizzate 3 2 1 e il vostro amico una frazione di secondo dopo dovrà schiacciare per accettare mentre voi state diventando CEO. Se tutto sarà andato bene, il vostro amico si troverà nella vostra base operativa, come state vedendo. A questo punto l'unica cosa che dovete fare è andare nel vostro veicolo che volete duplicare e far salire il vostro amico. Una volta che è salito il vostro amico, scendete dal veicolo e il vostro amico sarà in grado di guidare il vostro veicolo nella vostra base operativa. Come vedete, è in grado di guidare nella mia base operativa. A questo punto, ragazzi, dovrà posizionarlo in una maniera che ci sarà il teletrasporto nel veicolo. Ragazzi, questo glitch funzionava anteriormente, funziona anche adesso, quindi io l'ho reputato ancora un po' più semplice rispetto a quello da fare in 3, quindi già è difficile trovare un amico che ci aiuta, figuratevi 2, insomma. Come vedete, ragazzi, io sono uscito dall'auto e sono uscito aprendo lo sportello, quindi non va bene, c'è bisogno del teletrasporto. L'auto deve stare perfettamente al centro con gli sportelli, in pratica, che siano tappati in maniera tale che ci sia questa cosa del teletrasporto. Poi lo vedete da soli, insomma, quando vedete che vi teletrasportate nel veicolo con tranquillità vuol dire che ci siete, insomma, no? Quindi una volta che avete fatto comunque che avete messo il veicolo nella posizione adeguata, vi assicurate, se vi teletrasporta come state vedendo, dite al vostro amico di risalire in auto, risalirete anche voi in auto
mentre il vostro amico scenderà, vi passerà alla guida e a quel punto sarete in grado di teletrasportarvi da soli in auto, ragazzi. Come vedete, sto passando alla guida. Quando sono passato alla guida posso scendere tranquillamente. Io qui in questo passaggio non l'ho fatto prima perché mi sono dimenticato, ragazzi, però dovete avere fuori dalla base operativa una LGRH8. Io adesso sto uscendo per chiamare la LGRH8, ma non cambia nulla, potete farlo prima o dopo se vi dimenticate. Io adesso lo sto facendo dopo, ma come ho già detto non cambia nulla. Chiamiamo la LGRH8, l'auto che comunque andrà a, diciamo, a utilizzare la targa dell'auto che stiamo duplicando. Insomma, vabbè, me so capito da solo, l'auto che stiamo a duplicare, raga, prenderà la targa dell'auto che abbiamo appena chiamato, per capirsi. Quindi in questo glitch non abbiamo bisogno di targhe personalizzate. Come vedete, 41 14, fate bene attenzione alla targa che avete appena visto. Quindi una volta che avete l'auto fuori, ripeto nuovamente, chiamatela prima per comodità. Io non l'avevo chiamata e sono uscito per chiamarla e sto rientrando, quindi rottura dei coglioni, base operativa che si apre, che si chiude, due palle, due animazioni e tutto il resto. Comunque sia, torniamo al glitch, ragazzi. Ci mettiamo qui vicino al pallino, proviamo se ci teletrasportiamo. Come abbiamo visto, ci teletrasportiamo. E quando siamo qui e abbiamo il menu di uscita, premiamo triangolo e X contemporaneamente, ragazzi, in maniera tale che ci teletrasporterà sul veicolo e ci farà uscire allo stesso tempo. Come avete visto, c'è un piccolo flash che si vede l'auto e automaticamente usciremo fuori con l'auto. Ecco la targa, ragazzi. Quindi a questo punto, una volta fuori, che cosa dobbiamo fare? Chiamare il centro operativo. Chiameremo il centro operativo per salvare il veicolo in questo caso. C'è da dire, ragazzi, che questo glitch, anche se voi per dire, non so, uscite dal gioco e rientrate in game, il vostro amico rimarrà sempre buggato nella vostra base operativa e avrete sempre la possibilità di poter fare il glitch, ragazzi. Quindi c'è tutta la comodità, potete anche addirittura azzerare i cachè con R1 L1, come cazzo se fa, insomma, ma il vostro amico rimarrà sempre dentro la vostra base operativa. E una volta chiamato il centro operativo mobile, ragazzi, nel centro operativo mobile dovete avere una LGRH8. Io in questo caso non sto comprando quest'auto, ma è solo per farvi vedere che ho una LGRH8, come vedete, e vado ad entrare nel centro operativo. Entriamo nel centro operativo, facciamo la sostituzione. Ovviamente dovremo avere il deposito veicolo personale nel centro operativo, lo dico per evitare domande stolte, stronze, insomma, non servono un cazzo. Una volta fatto ciò, usciamo dal centro operativo e ci dirigiamo verso un garage per mettere il veicolo, ragazzi. Io avevo questa qui di base a Forte Zanculo e c'ho il garage qui vicino, però voi fate voi, insomma, come vi trovate più comodo. Mettete l'auto e siete a posto. Io qui ho il garage pieno, metto l'auto nel garage e per ripetere il glitch, ovviamente se siete in un garage come mi trovo io e avete delle LGRH8, riprendete la vostra LGRH8, la portate fuori dalla base operativa e ripetete tutto quanto il procedimento, ragazzi. È semplicissimo, è veramente semplice, basta trovare un po' di timing nel primo passo, ma neanche tanto. Dopo un paio di volte che ci provate sicuramente vi riuscirà, quindi state tranquilli. Insomma, con questo metodo potete duplicare parecchie auto, è un metodo abbastanza semplice.
Adesso qui vi faccio vedere che l'auto che ho usato inizialmente per duplicare è ancora qui, ragazzi, e possiamo andare tranquillamente a riprendere l'auto e ripetere il bug. Io adesso non ripeterò il bug, però vi faccio vedere che, diciamo, la mia amica può ancora guidare l'auto dentro al mio, diciamo, alla mia base operativa, insomma, no? Quindi aspettiamo. E come state vedendo, può guidare tranquillamente l'auto senza nessun problema. Quindi andrà a riposizionare l'auto nella posizione dove è stata messa inizialmente e potremo ripetere il bug nuovamente. Il glitch è questo, ragazzi, quindi migliori non ce n'è per il momento. Se ne troverò, li porterò sul canale. Purtroppo il glitch da fare da solo è stato stupendo, è durato due belle settimane abbondanti, però anche quello, insomma, è stato patchato. E quindi nulla, ragazzi, detto questo il video finisce qui. Un saluto a tutti, al prossimo video. Had to die.